Sei proprio sicuro di conoscere Milano? Lo sai che in epoca romana esisteva in città un anfiteatro paragonabile al Colosseo per dimensione? Pochi lo sanno, ma a partire dal 290 d.C., Milano divenne la capitale dell'impero romano. Fu l'imperatore Massimiano a decidere di spostare il centro amministrativo del potere a Milano. Ovvio che prima fu necessario modificare la città perché fosse degna di ospitare un imperatore. Per prima cosa gli si cambiò il nome, l'antica Mediolanum divenne Augusta Flavia Mediolanum. Poi furono costruiti una serie di edifici che trasformarono Milano in una delle città più belle del mondo romano. Un edificio che non fu necessario costruire era l'anfiteatro, visto che ne esisteva in città già uno dal primo secolo d.C. Era un edificio gigantesco, uno dei più grandi di tutto l'impero romano. Pensate che poteva ospitare fino a 20.000 persone, che erano all'epoca tutti gli abitanti della città di Milano. È come se oggi si costruisse uno stadio per ospitare 1.400.000 persone. Furono gli stessi milanesi a demolire quell'edificio nel V secolo d.C., quando i giochi gladiatori furono messi fuori legge. Il materiale ricavato dalla distruzione dell'anfiteatro fu utilizzato per costruire nuovi edifici e per ingrandire e abbellire la vicina Basilica di San Lorenzo. I pochi resti sono oggi visibili nel parco dell'anfiteatro, che è stato ricavato all'interno dell'antico monastero di Santa Maria della Vittoria. L'ingresso è al numero 17 di Via De Amicis. In quello stesso luogo è stato allestito un piccolo museo che racconta la storia dei gladiatori milanesi, che si affrontavano in combattimenti all'ultimo sangue proprio all'interno di questo anfiteatro. Alla prossima!